Il Giappone è sinonimo di tecnologia e di elevato standard di vita, ma rappresenta anche tradizione in una delle più antiche civiltà. Proprio la sua storia ha portato il paese del sollevante a Comacchio, creando un parallelo tra due culture gastronomiche che si sono scoperte molto vicine. Ciò che mi ha colpito della città di Comacchio è la sua gente, la loro semplicità e il loro buon cuore. Mi fa sentire come nel Giappone di tanti anni fa. In Giappone servirebbe poter tornare alle origini, magari come nella Comacchio che ho vissuto in questi giorni. Ho avuto l'occasione di ospitare in casa Mr. Ogata, i giapponesi che sono venuti qui. È un popolo molto rispettoso, quindi parlare con loro è veramente... c'è tutto da imparare. Una cultura, rispetto, anche come si presentano, si pongono. È un'esperienza veramente vissuta a livello familiare, anche perché venendo in casa con i bambini, la moglie, quindi erano di famiglia, veramente una sensazione molto bella. La Sagra dell'Anguilla di Comacchio, con la collaborazione dell'Associazione Culturale Marasue, ha ospitato anche quest'anno il massimo esperto di cucina orientale, Hiroshi Ogata, che, accompagnato da una troupe televisiva di Tokyo, ha dato vita ad un partecipato cooking show in piazzetta Tre Ponti, proponendo ai tanti turisti l'anguilla preparata alla giapponese. Ogni paese ha la propria cultura e il proprio punto forte. L'anguilla che ho cucinato oggi, in modo giapponese, in realtà conserva delle somiglianze con il metodo usato dagli antichi romani. Come modo di cucinare l'anguilla, non cambiano solo gli arnesi da lavoro. Però allo stesso modo, anche come apertura dell'anguilla, noi la facciamo dalla coda, loro fanno un taglio in meno. Adesso prima ho provato anche a tagliarlo, è una pratica molto efficace, molto rapida, anche veloce. A livello di cottura dell'anguilla, diciamo, loro la cuociono sugli spiedi, noi abbiamo la griglia. Ieri il mister Ogata mi ha aiutato anche nella griglia, abbiamo cotto assieme. Dico, è stata un'esperienza molto, molto bella. E anche per imparare il modo come muoversi. Però è simile, cambia solo magari gli ingredienti, un qualche così, però la cottura dell'anguilla possiamo dire che siamo nella stessa linea. Al noto chef, il comune di Comacchio ha rilasciato una prestigiosa onorificenza, mai consegnata in precedenza a nessuno, quella di ambasciatore della cucina comacchiese in Giappone. Un'apertura della località lagunare verso Oriente per estendersi a nuovi gemellaggi e a nuove frontiere del turismo. È una Comacchio che ha tanta voglia di emergere, di farsi conoscere, non soltanto in Italia e in Europa, ma anche all'estero. Non è un caso che in questi mesi abbiamo lavorato intensamente a diversi gemellaggi, ma soprattutto anche questa formula che abbiamo chiamato patto di amicizia con i vari territori. Quindi da prima abbiamo stretto questo patto con un comune vicino a Betlemme in Palestina, e oggi insomma abbiamo l'onore di avere questo nostro primo ambasciatore, che è il nostro ambasciatore della cucina e di Comacchio, che è il nostro chef Ogata. Indubbiamente il fascino dell'Oriente dal punto di vista turistico, pur sapendo che è un mercato molto complicato, perché comunque anche dal punto di vista dell'organizzazione dei tour operator è difficile entrare in quel circuito, però al tempo stesso bisogna essere ambiziosi, e chiaramente queste azioni che abbiamo intrapreso a seguito insomma della conoscenza di questo gruppo, che lo scorso anno erano pochi, invece quest'anno insomma è una rappresentanza molto nutrita, assieme anche al console, ci spinge a pensare in grande, quindi non soltanto un target italiano ed europeo, ma anche estero, e perché no, sognare anche verso il Giappone.